Quello di oggi è un video molto pericoloso. Sono sopravvissuto ben due volte a questo genere di video. Non so se sopravviverò anche quest'oggi, perché dovrò andare nuovamente all'interno di questo regno chiamato TikTok.com, oppure anche più comunemente chiamato Cringelandia, che potrebbe farmi morire di cringe. Lascia un mi piace anche tu se non vuoi morire di cringe. No, no, moriamo assieme. E ciao a tutti ragazzi, come finirete che vi parla quest'oggi? Ragazzi, siamo qua in questo nuovissimo video, perché appunto, da come avete letto dal titolo, quest'oggi siamo qua per andare a fare il terzo, che questi sono 6 e non è un 3, per andare a fare il terzo episodio delle reaction ai TikTok più cringe brutti dei PC da gaming che riusciamo a trovare. Quindi andremo a reagire ai bambini da gaming, come dice Fieri. Ma prima di cominciare vi chiedo solamente un po' di supporto. Poco però, oggi mi sento bravo. Chiedo solamente un mi piace a testa. Ah, ma è ronco. Quindi se lasciate un mi piace a testa, probabilmente riuscirete a vedere un nuovo episodio di questa serie. Va bene? Non va bene? Non va bene, Gian Pietro? Passami il fucile. Va bene adesso? Sì, sì. Per non perdervi anche nessun nuovo video di questo genere, di questo canale, con una bella iscrizione per supportare il canale gratuitamente. E adesso basta, andiamo subito a cringiarci tutti assieme, via! Bene, siamo... non sono neanche entrato, ho già trovato una cringiata. Due, perché sopra abbiamo lui e sotto abbiamo meme funny 00, meme divertenti. Vediamo se almeno è un minimo utile. Guarda, apri Google e cerca solo punto zona, non te ne pentirai. E cioè cosa fa solo punto zona? Esatto. È un sito dove puoi trovare queste materie con i corrispettivi libri. No, io non credo a questa cosa. Proviamo subito. Solo punto zone, via, vediamo. Allora, no, scusate, questa cosa può essere utile alla scienza e data gaming. E lo credo bene. Libro d'inglese. Inglese, vediamo. Inglese. Non c'è il mio libro. Matematica, proviamo con questo. Ce l'ho, eccolo. Ma è volume 3, io sono in secondo. Niente, quello di matematica c'è, ma è volume 3. Però non è male. Passiamo alle cose serie. Stai zitto. No, perché qua parte all'infinito. Sappiamo tutti quanto fa schifo TikTok. PC da gaming. Vediamo se in questa categoria ci sono cose nuove. Vedo un tizio con una faccia meravigliosa, un frame bellissimo, e un altro tizio. Build per un PC gaming da 700 euro e non hai l'audio. Un minuto e 37, la madonna, ma cos'è? 700 euro, ragazzi. Ovviamente, scrivetemi che altre build volete, lasciate anche un piccolo. Ma sembra doppiato. Raga, sembra doppiato. Sembra doppiato, guardate. PC da gaming sui 700 euro, ragazzi. È totalmente in The Sync. Ma proprio bruttissimo. Sembra, raga, i doppiatori di D-Max. Deve presegnalare il mutamento direzionale con l'apposito segnalatore. Uova fecale. Ci stanno, per carità di Dio, va bene. Le classiche Ramji skill. Vabbè, sì, ci sta. Fin qua, SSD. Ma come? Ma sei un pazzo! 350 euro, 1050 Ti. Meglio un calcio nel culo che una 1050 Ti a 350 euro. Ma questo te lo posso assicurare? Comunque ha già le GDDR5, 4 giga di VRAM, vi basterà. Ci manca ancora che non abbia le GDDR5, perché se no a sto punto era meglio la 550 di AliExpress, che è qui. Scusate. Vediamo il tizio con la faccia sexy, via. Certo. PC da 300 euro. Prenderlo. Eccolo qua. Beh, ora è da gaming, eh. Eccolo, eccolo, ora è da gaming. Adesso è da gaming. Vedete i LED? Vedete come illumina bene gli FPS, no? Grazie ai LED date potenza al vostro computer, perché la potenza del computer si misura in... qual è l'unità di misura della luce? Lumen. Alexa, qual è l'unità di misura della luce? Il lux è fondamentalmente... Il lux, lux. Il computer va tipo a energia solare in base ai lux. Il lux RGB, quindi red, green, blu. Avete all'interno del vostro computer, più il vostro computer... monitor principale. Ah, quello è il monitor da gaming. Quello è il monitor secondario. Si è sdoppiato. Sì. Quale sarebbe un prezzo giusto per un PC gaming di fascia media? Grazie. Però te lo spiego. Alcuni di quelli che abbiamo in sala LAN sono di fascia alta. Parliamo di sopra i 3.000-4.000 euro. Ma no. Solo perché ha le luci, 3.000-4.000 euro. Mica per quello che c'è dentro. Giustamente perché ha il raffreddamento a liquido e le luci. Non è questo il caso. Ci sono anche quelli sui 2.000 euro, ma anche questi sono di fascia alta. Un PC di fascia media va dai 1.300-1.600 euro. Cosa cavolo vuol dire? Un PC
PC di fascia media da dai 1300 euro in su. Ecco perché la fascia alta viene 3000 euro, no? La fascia media a casa mia va dai 700-800 euro normalmente. Alta da quando ci stanno a 2070 in su. Scusa, fascia bassa cos'è? 1000? Low budget PC gaming. C'è il case della Mars Gaming. È lui, questo è lui, è quello vero. Questo è quello bello. PC gaming, va bene, a 500 euro in sto periodo. Ryzen 5 3400. Ok, non c'è la scheda video, è l'integrato, va bene. Ci sta. A 300. Not bad. La RAM dell'Inps, eccola! La RAM dell'Inps, un banco di RAM dell'Inps, 16 giga DDR4. È bellissima. Però non è RGB, non va bene. Se lei mette un 3400G, che cazzo di senso ha metterla a 550, mi scusi? Ah, non lo so io. Hercule Lux, proprio lui, l'unico alimentatore che esplode. Il Mars Gaming non poteva mancare, ragazzi, non poteva mancare nella nostra vera configurazione da gaming. Il case della Mars, il frullatore da gaming. Voilà. C'è il signor Berlusconi che commenta e chiede quanti FPS si fanno. Lui risponde 200 facili. Dove? Guarda che nella schermata di avvio fa anche 3000 FPS. E lo credo bene. Su che sito prendi le componentistiche? Le componentistiche. Nagoi commenta: l'alimentatore non è semplice. Hit Sadditech. Ma io voglio vedere il canale di questo low ba- low budget. Ah, low budget. Low budget game. Low budget game. No dai, è fatto apposta. Vediamo il canale. Ma l'ha scritto anche qua. PC gaming 1200 euro e c'è un case da 50 euro. I7 9700K B375. Non so perché, ma qualcosa mi dice che mettere in una build da 1200 euro una scheda madre da 86 non è la migliore delle idee. Oh! Ah, di nuovo, era bellissimo. 2060 a Nvidia. Cioè, lui ha preso letteralmente PC da 300 euro e ci ha messo una 2060. È sempre lui, camuffato però. Il Lux camuffato perché non c'è scritto niente. È scritto solo PS1. No, è una presa per il culo, dai. È una presa per il culo. One eternity later. Ecco la mia postazione LED da gaming. E LED da gaming è da guardare. La tastiera della Trust è lei. No, non è neanche la tua. Ma che cazzo è la fake Trust? Le mie cuffie, bravo, bravo. Il PC soldato costa 4000 IT. Che cazzo di ventole, scusatemi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E presumo ci sia anche quella sul retro. Ha 10 ventole. Il computer lì, ragazzi, lo accendi. C da streaming 200 euro. Mi sono capitato su questo, guardiamolo. Come scheda madre, processore RAM. Ma sei, sei. No, ma è sei. Questo è un mio iscritto. Perché su AliExpress? Perché sei su AliExpress per comprare una combo strana? Ho preso questa combo con scheda madre X79 Intel Xeon. L'Intel Xeon? Cos'è la X79? One Nazi. Scheda madre One 10 euro. Ed è una scheda madre in cinese. Hanno anche un sito, wananzi.com. Cerchiamolo. Un SSD della Wananzi. GTX 1650 Wananzi. Questi sono quelli che mi hanno venduto la 550. Io lo so, eh. Allora è giapponese la Wananzi. Costa solo uno yen. Io faccio buy now. Ah, ma mi porta su AliExpress. GTX 970 della Wananzi. Voglio vederla. $12,000. È un pezzo unico, raro, inimitabile, incredibile. $12,195. È fatta d'oro 27.000 carati. Sì. 10 GB di RAM DDR3. Potevi prenderne 8 DDR4. Stronzata, la scheda madre non li supportava. Va bene, andiamo avanti. Radeon RX 570 da 4 GB. L'ho presa usata tempo fa, 90 euro circa. 90 euro 570, no male. Dissipatore a liquido usato, 19 euro. Ma come usato, 19 euro il dissipatore a liquido? L'hai comprata Mustafa sotto casa. SSD da 120 GB. Della PNI. No, raga, questo lo trovate dai cinesi. Questo ce l'hanno i cinesi.
cinesi sotto casa mia. L'alimentatore lo prendo da quel PC. Ma come lo prendo da quel PC? Ma c'ha 70 anni quel computer. Come lo prendi da quella? Come lo prendi da quel? Ma guardalo come. Ma ti sembra adatto? In più, vabbè, 5 euro di striscia LED bianca. No, così diventa da gaming. Voglio capire se ha fatto il video dell'assemblato. E invece da più di una settimana è qui vicino al mio PC principale da gaming, completamente funzionante. Eccoli qua visti da dietro. Cioè tu hai due computer, uno per usare OBS e l'altro per giocare a Fortnite. Ma questo c'ha una bolletta della luce che è assurda. Buona. Voglio far vedere la mia postazione. Questa è tutta roba abbastanza di qualità, direi. La Milka è molto di qualità. La Milka veramente qualità eccellente. Vedo anche la qualità eccellente. Le chiavi di casa. Che cazzo è quella roba? Radio che usava il nonno in guerra. Tastiera della Atlantis. È un competitor della Trustquest. Perché hai degli hard disk lì sopra? Quanta roba hai su quella scrivania? Mixer audio per... Cazzo, ma veramente era la radio del nonno? No, non se scherzavo. Ma anche quello lo usava il nonno morto in guerra. Signori, anche per quest'oggi è tutto. Spero che appunto questo video vi sia piaciuto. Se così fosse, invito ovviamente a lasciarci un video, un bel pollice in su qua sotto per farmelo capire. Non vi ho chiesto tanti mi piace, ve ne ho chiesto solo uno a testa. Uno a te, dai, non è tanto. Se non volete perdervi nessun nuovo video di questo canale e di questa serie, mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanella delle notifiche. È gratis, non ci guadagno un soldo. Ma così rimarrete aggiornati su tutti quanti i nuovi video che usciranno e farete felice il sottoscritto. Vi ricordo che se volete parlare con me, avete consigli o altri, in descrizione trovate i link a tutti i miei vari social network, ovvero Instagram, Telegram e Discord. E detto questo, signori, come sempre aggiungerei nient'altro. Noi ci becchiamo come al solito ad un prossimo video. Ciao ragazzi.